Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo 13 in diretta da casa mia. Stavolta abbiamo un ospite speciale, come potete vedere c'è Davide di Confini del Cinema. Ciao. E saremo qui oggi per parlare appunto di un grande film, un film piuttosto natalizio perché lo amiamo alla follia entrambi, ossia La fabbrica di cioccolato. Con il grandissimo Jim con Gene Wilder, appunto, sì, ho sbagliato a dire il titolo perché esatto. Il titolo è Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato. La fabbrica di cioccolato è quel indecente e ignobile film di Tim Burton. Vabbè, ossia beh, non è che Robin, no? Cioè, nel senso, un film. Vabbè, in confronto a questo, che è un capolavoro. Sì, in confronto a questo è ignobile, però, insomma. Io dico già subito che Gene Wilder, come si sa, è un mio mito, cioè, nel senso, è il mio mito perché ho già fin da piccolo io ho sempre visto La fabbrica di cioccolato e anche poi Frankenstein Junior, quindi e anche La signora Rosso, quindi Signore Rosso, grande, esatto. Grande il fratello più furbo di Sherlock Holmes, esatto, quindi grande comedian e grande anche attore drammatico, di cui tra l'altro io ho comprato anche la sua biografia, autobiografia, cioè come lo fece. Questa è una è la, che la seconda di comprarla, ecco, è la seconda ristampa di Baciami come uno sconosciuto, che è la sua autobiografia, quindi per il 40° anniversario di Frankenstein Junior, quindi di cui qui io vorrei iniziare dicendo che Gene Wilder, ok, sebbene mi fosse piaciuto il libro di Roald Dahl, Charlie la fabbrica di cioccolato, non era certo che avrei voluto impersonare Willy Wonka. La sceneggiatura era buona, ma c'era qualcosa che mi infastidiva. Allora, perché questo? Questo perché il personaggio di Willy Wonka, Gene Wilder, lo voleva rendere molto più misterioso. Non a caso, se sapete, la scena in cui lui cammina con questo bastone, sì, bastone che e poi era... sì, cade e poi si rialza così, quella scena fu proprio scritta da Gene Wilder, quindi possiamo anche chiamarlo il co-sceneggiatore di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Sì, effettivamente, anche perché poi tra l'altro il film è tratto dal romanzo di Roald Dahl. Rondal che altre cose ha scritto? Allora, ha scritto il GGG di cui dalla Torre sta uscendo Grande il, Gigante Gentile di cui dalla Torre sta uscendo il film di Spielberg, Spielberg. E ha anche scritto Civil War of the World, che è il quinto film di Bond. Non a caso si vede perché i colori sono molto accesi, molto vividi, si vede molto vivido effettivamente. Ok, comunque parlando di Willy Wonka, che è un film diretto da Mel Stewart. È un regista che purtroppo ci ha lasciato, quindi sì, ci ha lasciato ultimamente a quanto pare. Sì, sì, nel 2012, qualche anno fa, insomma. Più che altro non ha diretto grandi film, beh, a quanto pare. Tranne Willy Wonka. Tranne Willy Wonka, che è proprio il capolavoro assoluto. Però effettivamente questo film è proprio una pietra miliare della cinematografia anni 70, perché appunto è ambientato all'inizio degli anni 70, si vede proprio questa crisi di questa famigliola, sì, del bambino. Ma si vede anche, perché gli anni 70 sono anche un anno in cui, cioè sono degli anni in cui il cinema si stava, era un cinema molto più, cioè c'era Scorsese di Taxi Driver, sì, era violento, invece. Violento e pessimistico soprattutto. Sì, e non a caso in questo Willy Wonka ha il face del film di Tim Burton, che è comunque anche quello cupo, però... Sì. È un, cioè, nel film di con Gene Wilder c'è proprio, ci sono delle scene che sembrano da film horror, non a caso soprattutto la scena quella del battello, sì, che è una scena a dir poco agghiacciante, cioè se la vedete la prima volta in inglese soprattutto, in inglese, perché sì, in italiano non fa tanto effetto, ma in inglese rende molto. Non a caso lui fu candidato al Golden Globe, quindi vabbè, la trama della fabbrica del cioccolato la sappiamo tutti a memoria, cioè, non c'è bisogno neanche di... C'è questo bambino che si chiama Charlie Bucket, qui interpretato da Peter Hostrum, che d'altro è un veterinario davvero? E a differenza di altri Freddy, come si il Freddy Highmore, sì, che forse, cioè se non mi sbaglio, sta facendo Norman Bates, la serie tipo Bates Motel, e quindi attore biondo, quindi a differenza di Freddy Highmore, che capelli scuri, e sì. La trama è lui che va con con il nonno, che qui è, ecco, da un grande Jack Halvorson, che ha anche fatto nell'anno successivo farà l'avventura del Poseidon, bellissimo, e quindi lui si porta il nonno e va con tutti gli altri bambini, c'è questa visita alla fabbrica cioccolato di Willy Wonka, appunto. Esatto, quindi la trama è quella, trovare appunto questo fantomatico biglietto d'oro che appunto poteva portare i ragazzini, esatto, cinque ragazzi. Genitori dentro questa fabbrica a visitarla, appunto. Esattamente. Fin qui la trama è semplicissima, cioè non c'è nulla di particolare, però... Esattamente, no, il film non è un film fatto di trama, è un film fatto di piccole cose. Sì, sì. Nel senso che io vorrei anche citare la bellissima colonna sonora che... E il film si potrebbe anche definire un musical, però a differenza del film di Tim Burton, che è veramente un musical. Sì, e secondo me il film di Tim Burton è più... è meno sopportabile, perché gli Oompa Loompa hanno una voce che secondo me sono insopportabili. Sono ridicoli. Fanno delle canzoni che sono davvero insopportabili, cioè c'è tipo quella Veruca Salt, anche se a dire la verità un pochino sì, no, sono resi sì, sono
sono molto molto carini, cioè sono molto molto carini, però durano tipo 5 minuti. Sì, durano molto, cioè il film ne risente, qualcuno si annoia. Mentre il film con Gene Wilder invece è tutto, sì, poi c'è anche Pure Imagination, che Pure Imagination quello è il punto cardine di tutta la pellicola, cioè Gene Wilder è, oltre ad essere un grande artista, è anche un bravissimo cantante. Sì, quindi se trovate la colonna sonora su Spotify, esatto, ovviamente pubblicità. Quindi sì, allora che dire, è un film che, tra l'altro io muovi perché hanno detto che è una commedia, cioè stiamo vedendo adesso dal mio iPad e vediamo che c'è scritto commedia musicale, tra l'altro dico. Comunque il film allora è dura sui 100 minuti, sì, un'ora e 40, sì, per tutti quei 100 minuti tu sei immerso ed è molto molto difficile, perché un difetto del film di Tim Burton secondo me è che quando finiva il viaggio lui tipo andava a incontrare il padre un po' tipo, sì, era un po' troppo bellissimo, cioè questo fallino, si perdeva un po', invece qui per tutti quei 100 minuti sei sempre dentro il film, dentro questa fabbrica appunto, molto fantastica, poi tra l'altro bella, poi Gene Wilder, bella la scenografia, sì, Gene Wilder tra l'altro è, secondo me meritava l'Oscar, cioè davvero, sì, perché, minimo, cioè ha davvero fatto Willy Wonka, cioè, quando penso lui è Willy Wonka, lui è Willy Wonka, non a caso quando è morto Gene Wilder, che ci sono messo davvero, siamo rimasti molto male, sì, tutti siamo rimasti male, io la foto che ho scelto, quella di Willy Wonka, di Willy Wonka. Secondo me più lo, sì, c'è Frankenstein Jr. che sì, è un grande cult, un grande film, solo che più che altro il ruolo più ricordato secondo noi è proprio Willy Wonka, perché Gene Wilder è Willy Wonka, ma si vede anche dagli occhi, lui ha questi occhi celesti azzurri, molto angelici, cioè lui davvero ti faceva acquistare anche i capelli biondi, era un personaggio molto molto particolare, la razza caucasica per eccellenza, esatto. E niente, allora che dire sul reparto registico? La regia è semplicissima, non ci sono complicati, ecco, movimenti però di macchina. C'è una bellissima inquadratura che ora non so se tu te ricordi, quando c'è Charlie che sta correndo e c'è un'inquadratura che è tipo quella di un lupo mannaro a Londra, quando c'è Alex che sta correndo, no? Sì. Cioè laterale però, non, cioè come se qui c'è Charlie, la camera la, vede, lo segue, ecco, bellissimo. Cioè comunque ci sono certi tocchi. Beh sì, ovviamente ricordiamo che nel 71 ancora non esisteva la Steadicam, non esisteva questa di Bernardo Brucchi, in particolare quella molto, sì, quasi d'avanguardia, perché appunto si cercava di inventare un modo di regia abbastanza rivoluzionario, perché appunto alla fine molti film di quel periodo erano molto, diciamo, statici, cioè non c'erano movimenti di macchina proprio elaborati. Per esempio questo movimento di macchina di cui ha parlato il mio collega è abbastanza complicato. Bello. Sì, è abbastanza complicato. Poi tra l'altro c'è una cosa che io vorrei dire, oltre a, cioè, secondo me super anche il film di Tim Burton, perché quello è tutto fatto dalla CGI, cioè tutto quello che vedete alla parte, tranne in qualcosina, però e si vede, ti dà un effetto tipo gli Star Wars prequel, cioè è troppo patinato. Invece nel film di con Gene Wilder è tutto artigianale, e si vede non a caso nella fabbrica di cioccolato di Tim Burton sembra tutto più grande, invece in tutto quella di con Gene Wilder è più dimensioni, diciamo, idonee, sì, e secondo me molto più, ti fa più entrare nel vivo del film. Quindi comunque allora c'è da dire che il comparto della sceneggiatura è stata proprio scritto in una maniera fantastica, il film ti intrattiene dall'inizio alla fine, il ritmo è sempre, diciamo, cioè ti intrattiene dall'inizio alla fine, ti tiene incollato alla sedia. Come state vedendo non stiamo parlando proprio dei lati tutti tecnici del film, perché effettivamente è un film più che altro che noi ci portiamo dentro, cioè, è un film di cuore, noi stiamo parlando, diciamo, più che altro non tanto per dare un'opinione, ma anche per parlare di questo film, perché lo amiamo alla follia. Sì, e quindi, davvero, più che altro non stiamo entrando proprio nel lato tecnico come facciamo di solito. No, ma perché comunque è un film anche da vedere, cioè non è un film che possiamo anche spiegare, ma anche perché non è che ci siano in quel, cioè, tranne ci sono anche dei piccoli, quei bellissimi primi piani che fa Stewart sulla faccia di Gene Wilder, perché ci sono tipo quando c'è quando stanno facendo quel dolcetto che poi danno a tutti i succhi a succhi che mai si consuma, quello. Quando stanno facendo, c'è un incredibile di Gene Wilder con questi occhi spiritati che guarda verso la camera quasi, e insomma ci sono dei piccoli tecnici registi che sono molto molto interessanti secondo me, quindi vedetelo anche per quello. E beh, insomma il film ha, diciamo, più che altro ha questa fotografia abbastanza colorata, molto vivida, quasi fumettosa, no? Sì, perché fumettosa. Comunque a differenza degli, cioè, molto colorata. Come abbiamo già detto, gli anni 70 ci sono due
cioè due tipi di anni 70, o quelli più anarcho-scozzese, o quelli più psichedelici quasi, che venivano dagli anni 60, no? Dalla fine degli anni 60. E qui troviamo il secondo lato, però con una scena che è quella del battello, che quello del battello è veramente inquietante. Perché troviamo appunto Gene Wilder che canta questa fila sonora, che insomma, cioè in lingua originale fa davvero paura, e inquietante. Comunque veramente. Ci sono queste, cioè, si vedono queste, c'è questa diciamo retroproiezione del battello, dove si vedono questi ci sono mille piedi che cammina, sì, molto inquietante. Cioè, ci sono queste formiche che si vedono, che si portano dentro questo insetto, dentro la una gallina che gli viene tagliata la testa. C'è un film che dicono è per bambini, sì, però intendo quella scena, secondo me ha traumatizzato più bambini dopo, quindi è veramente molto inquietante. Comunque è una scena abbastanza, diciamo, d'impatto, cioè d'impatto, sì, perché appunto non te l'aspetti. Ti fa capire più che altro che il personaggio di Willy Wonka non è così. Sì, si vede che è un personaggio però tormentato dentro, cioè quindi sì, tutto bello e gentile, però se nel film di Tim Burton te lo fa capire in 15 minuti, nel film di con Gene Wilder te lo fa capire in due minuti, sì, effettivamente. La potenza del film con Gene Wilder. Comunque diciamo, non c'è molto altro da dire su questo film, cioè guardatelo, vedetevelo. Purtroppo vogliamo fare una piccola critica riguardo al ridoppiaggio, no? Sì, allora, perché appunto effettivamente, visto che sono un grande cultore del doppiaggio, in questo caso sono venuto a sapere, come anche il mio collega, che come sappiamo Gene Wilder qualche anno più in là con Frankenstein Junior veniva doppiato da Oreste Leonello, il grandissimo Oreste Leonello, che anche quindi, lui è venuto a mancare. Quindi si sono posti questa domanda: perché non doppiamo tutti i film di Gene Wilder con Oreste Leonello, essendo più famoso, diciamo? Per rendere più famoso anche il film. E quindi appunto, appena uscì il film, uscì questa versione cinematografica con la voce di Leonello, che poi tra l'altro abbiamo saputo che le canzoni che cantava appunto erano doppiate da Leonello. Quindi sarebbe stato molto, molto carino. Il film fece flop. Fece flop a botteghino. Anche sopra di niente. E poi nell'83, sì, comunque in quegli anni, il film fu preso dalla, no, non ricordo se era dalla Fox o dalla Columbia Pictures, comunque venne rilasciato in cinematografica, e quindi lo ridoppiarono. Ecco, noi italiani abbiamo detto, visto che lo stanno facendo pure gli americani, facciamo pure. E che l'hanno ridoppiato, però Stanno Pellegrini ci Stanno sta Pellegrini, che poi tra l'altro Stanno Pellegrini ha fatto la voce di Yoda nella nuova trilogia di Star Wars. No, è un grande, cioè, su Gene Wilder ci sta, perché forse se in Frankenstein Junior ci sta meglio Leonello perché appunto era una voce molto urlata quasi. Esatto, qui tranne quella scena finale dove lui si arrabbia con Charlie Bucket, insomma qui ci voleva una voce un po' più calda, un po' più rilassata, e quindi secondo me sì, perché effettivamente diciamo sì, Sandro Pellegrini ha questa voce molto calda, molto accogliente quasi, appunto, che poi comunque ha sempre quella venatura di maniacale quasi. Esatto. In un certo senso, quasi viscida. Esattamente. Lo amo così tanto che me l'hanno fatto come regalo di compleanno. Quindi, comunque si trova in DVD, lo potete trovare benissimo. Ovviamente c'è il film, cioè la versione ridoppiata del film. C'è anche il Blu-ray ovviamente. Io so che, io spero che facciano di nuovo una versione Blu-ray con il peggio originale. Con Oreste Leonello, sì. No, ma c'è per vedere come cantava più Imagination. Sì, sì, era abbastanza interessante. Sì. Quindi crediamo di poter concludere qui questa nostra, più che altro, non la vorrei neanche chiamare recensione, quasi un commento. No, ma neanche un commento sul film. Sì, perché no, un film morto, cioè c'è poco da dire, è da vedere il film. Non il film è da vedere, non c'è molto da dire. Quindi crediamo di poter concludere qui questo video su questo grande film. Grazie anche Gene Wilder per quello che ci ha dato, veramente sì, quando è venuto a mancare veramente c'è tutti tristi veramente, cioè, è stato un tuffo al cuore, insomma. Sì, perché vabbè, si sapeva che aveva, se non mi sbaglio, lui aveva l'Alzheimer, però sì. Non si, cioè, si sapeva che stava male perché dalle foto insomma era molto sì, però insomma Gene Wilder, cioè, non è molto un piccolo attore, è molto un grande attore degli grande anni attore. 60 fino agli anni 90, perché 90, poi, sì, poi all'incirca non ha fatto più. Va bene, dai, allora vi salutiamo qui ai confini del cinema. Grazie da Trani. Assolutamente, perché era proprio un film di cui secondo me dovevamo parlare per forza insieme. Lo amiamo insieme e dovevamo assolutamente parlare insieme. Quindi noi concludiamo qui e ci rivediamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.